Lei si rende conto di quanto sono vicino a Hitler? In pratica potrei farla sparire. I miei collaboratori non sanno che stiamo parlando, se è questo che teme. E quando l'SS la prenderanno, la faranno a pezzi come un ramo secco. Sarà un crimine solo averla conosciuta. La avverto, non tenti di contattarmi di nuovo. Lei non mi denuncerà. Forse se l'avesse fatto la prima volta che l'ho avvicinata, sarebbe rimasto fedele al suo giuramento. Ora è colpevole come il resto di noi. E crede che questo faccia di me un simpatizzante? Si dà a un uomo l'occasione di tradire un ufficiale o il suo Führer e si crede che le sue azioni riveleranno il suo cuore. Non è così semplice. Sì, sì, invece. Per l'ultima volta, non mi costringa a prendere una decisione. Io non ho scelta. È chiaro, lei. Senza di lei non c'è alcuna speranza di successo. Non siete altro che topi in fuga da una nave che affonda! Cosa vi fa pensare che voi sarete diversi? Cosa vi fa credere di essere più forti del popolo, del Reich, del corso della storia? Non ci si può fermare. L'azione è inevitabile, così come le conseguenze. Quando verranno a prendermi farò quanto posso per nascondere cosa sapeva e quando lo ha saputo. Ma non si illuda. Lei è stato complice di un crimine contro il suo paese molto prima di incontrare me. Ha ancora tempo per redimersi. Solo Dio può giudicarci ora.